Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo unboxing. Come vedete è una versione un po' diversa dal solito. Oggi apriremo insieme questa box che è la World of Wizardry di Geek Gear. Vedete, questa è la marca. È una box inglese che arriva ogni mese, quindi è ad esempio come la Loot Crate o altre subscription box. E questa è a tema Harry Potter e anche Fantastic Beasts. Quindi animali fantastici, dove trovarli. Inizialmente si chiamava proprio Harry Potter Box e poi quando è uscito l'altro film hanno cambiato il nome e hanno aggiunto delle cose anche dell'altro film. Io il piano mensile ce l'ho circa da giugno, mi sembra che la prima che ho preso è stata a giugno, quindi questa è la mia 8ª box. Ne ho viste un po' e posso darvi una recensione abbastanza completa del servizio. Le box, questa è quella di gennaio, partono dall'Inghilterra circa il 21-22, poi in base al giorno della settimana. Comunque a me è arrivata oggi, proprio è appena arrivata, quindi mi arrivano circa fine mese, inizio del mese successivo. All'inizio mi arrivavano circa il 2 del mese successivo, adesso arrivano un pochino prima, arrivano abbastanza in fretta, insomma. È una box che a me piace tantissimo, ma iniziamo ad aprirla e non dilunghiamoci troppo, penso di avervi dato tutte le informazioni. Se vi serve ancora qualcosa lasciatemi una domandina qui sotto e vi risponderò a qualsiasi dubbio. Allora, apriamola e vediamo cosa c'è nella box di oggi. Ok, per aprirla, vedete, si apre qui. Ah, non vi ho fatto vedere. Allora, la box, come vedete, sembra un baule. C'è scritto No Muggles, che vuol dire niente babbani. Ai lati ci sono gli stemmi delle case e questi sono gli altri due. Si apre così, vedete come mi è arrivata comunque, ops, in condizioni perfette. Stranamente, allora a volte mi arriva bella schiacciata, però stavolta è arrivata perfetta. Allora, una volta che avete tirato il pezzettino di cartone e aprite la box, questo è quello che vedete. Allora, una cosa che non vi ho detto è che questa box può essere personalizzata in base alla casa di Hogwarts che preferite. Quindi io sono il Grifondoro, mi vedete, c'è del rosso perché è Grifondoro. Se avete le altre case è azzurra per Corvo Nero, gialla per Tasso Rosso e verde per Serpe Verde. Oppure potete scegliere anche un piano in cui vi mandano ogni mese una casa a random, quindi se non avete preferenze potete scegliere una casuale. Allora, questa è la maglietta, in ogni box c'è una maglietta, la facciamo per ultima. Questo è quello che c'è nella box di questo mese. Come prima cosa abbiamo questi calzini, come vedete anche all'interno ci sono oggetti personalizzati delle case, quindi questi sono di Grifondoro, vedete lo stemma di Grifondoro, e sono un'esclusiva. Quindi vuol dire che si possono trovare solo in questa box. Questi sono i calzini, esclusiva. Sì, sono carini. Sembrano anche di un bel materiale. Bello elastico. Molto carini, utili. Poi vediamo, il tubo lo facciamo dopo. Allora, passiamo a questa. Allora, questa è una replica della chiave della Gringot, quindi del primo film. È tutta in metallo, è pesantissima e è veramente bellissima. Allora, vediamo, adesso la tolgo dalla plastica così vi faccio vedere meglio. Freddissima. Allora, vediamo se riesco a farla star su. Questa è la chiave, l'altro lato. È fatta veramente benissimo, molto dettagliata, è pesante, quindi di metallo pieno, è veramente bellissima. Ecco, io adoro che in questa box ci siano queste repliche. Un'altra cosa che abbiamo è questo piccolo contenitore di vetro con delle caramelle che viene, come vedete, dal negozio di Fred e George, quindi si chiama Weasley's Wizard Wheezy's, una roba del genere. È un po' uno scioglilingua anche in inglese, quindi perdonatemi se non lo dico perfettamente. Molto carino, si può anche appoggiare
stilato così si vede bene lo stemma. Qui vabbè ci sono gli ingredienti e all'interno ci sono le caramelle, che non so se saranno quelle tutti gusti più una o se saranno tutte buone. Vi farò sapere. Comunque molto carino anche questo. Poi abbiamo questo, vedete, con lo stemma di Grifondoro, ecco qua, col leone di Grifondoro, che è un adesivo molto carino. Andiamo ad aprire. Hanno tantissima cura nelle confezioni in questa box. Bello, vediamo. Ah, fantastico. Questo è una federa per un cuscino, è gigantesca, non riesco neanche a farvela entrare in tutta nell'inquadratura. Anche questa personalizzata in base alla casa che avete scelto, quindi qua si è un po' piegata, però vabbè, poi tanto ci metto dentro l'imbottitura. Bellissima la stoffa, è molto 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 bella, non so se riesco a farvi vedere, comunque molto di qualità, diciamo, non è un materiale sottile che dà l'impressione di danneggiarsi in fretta. Qui c'è la lampo, vedete, si apre, quindi è fatto molto bene. Quindi questo molto molto carino. Avevano già mandato una federa con un'immagine di Dobby, ma questa è veramente veramente bellissima. Qua poi lo sistemerò. Guardate che bello il leone di Grifondoro. Ok, poi abbiamo questo tubo al cui interno ci saranno sicuramente dei poster, perché allora vediamo, sì, sono due poster. Il primo è questo, Harry Potter and the Spells That You Ought to Know, quindi bellissimo. Allora, è un materiale, come vedete, lucido e molto molto spesso, e ci sono tutti gli incantesimi. Quindi ad esempio Alohomora, a cosa serve quindi per aprire lucchetti magici? Ah, c'è anche il controincantesimo, che è Colloportus, e poi l'oggetto magico, quindi ci sono tutti gli incantesimi. Insomma, un ottimo ripasso di incantesimi. Ah, è un'esclusiva King Gear, quindi anche questo si può trovare solo all'interno della box. Poi invece il secondo è... ah, bello! Praticamente è come se fosse una pagina del Daily Prophet, quindi della Gazzetta del Profeta. E c'è anche la macchina di Ron in vendita, se vi interessa una macchina volante. Molto molto bello anche questo. E poi una cosa che c'è sempre oltre alla maglietta è... vabbè, oltre ovviamente al libricino con all'interno tutte le cose che abbiamo trovato, che vedremo alla fine, mettiamolo qui, stampa, anche questa stampa esclusiva c'è sempre, cioè non la stessa, però c'è sempre una stampa esclusiva, è un pochino piegata qui, non so se si vede, però vabbè. E questo è il design di questo mese. E infine la maglietta, potete ovviamente scegliere la taglia, sono solo taglie maschili o da bambino, per ora la taglia da donna non c'è, però insomma spero che l'aggiungano, perché diciamo che sono molto belle le magliette, ma io non indosso tantissimo. Allora, questo è il design di questo mese. Come vedete ha i colori di Grifondoro, anche questa era in base alla casa. E vedete che c'è un design molto molto complicato con Hogwarts, School of Witchcraft and Wizardry, Magical Adventure Awaits You at Hogwarts, e un po' il castello, i draghi, il platano picchiatore, un ippogrifo, il campo di Quidditch e lo stemma di Hogwarts, molto molto carina. Quindi vediamo un po', ricapitolando, quello che abbiamo trovato nella box di questo mese. Allora, questo è il
l'indizio per il prossimo mese, quindi ci sarà qualcosa di Godric Grifondoro o una cioccorana, non si sa. Ringraziamenti. Allora, queste sono le magliette che si potevano trovare, quella di Corvo Nero è bellissima, però comunque mi piace molto anche quella di Grifondoro. Poi la chiave, i Jelly Bean di Fred e George, il cuscino, anche questo, vedete, in base alle varie case. Poi i calzini. Questo mese tantissimi oggetti personalizzati in base alle case, di solito sono un paio, questa volta molti di più. E la stampa. E i due poster. E i premi, perché ogni mese mandano dei premi a random. Io per ora non ne ho mai vinto, però insomma ci sono anche questi premi. Questa è la replica gigante a un fortunatissimo vincitore, avranno mandato questa. E basta, questi sono i loro contatti, quindi Facebook, Twitter, Instagram. Vi lascio comunque tutte le informazioni nell'info box. Quindi queste sono le cose che abbiamo ricevuto questo mese. Allora, mi piacciono. Diciamo che la cosa che preferisco è la chiave. Io adoro ricevere delle repliche degli oggetti del film. Quindi la chiave mi piace da morire perché è proprio bellissima. Anche il cuscino mi piace tantissimo. I poster sono molto belli, al momento non so dove appenderli perché non ho più spazio in camera, ma sto tenendo via tutto e prima o poi appenderò un sacco di stampe, poster. Anzi, i calzini sono molto carini, utili, e la maglietta anche è molto carina. È un materiale molto morbido, quindi io le uso come pigiama, ad esempio. Anche i poster sono bellissimi, la qualità è veramente alta. Ah, mi sono dimenticata la stampa. Ok. Quindi questo è tutto quello che abbiamo ricevuto questo mese. Io non penso che cancellerò il mio abbonamento a questa box. È veramente una box fatta bene, con tanti oggetti particolari che comunque qua in Italia non troveremmo. Come prezzo finale arriva sui 30 euro, circa, poi in base al cambio, perché costa 19,99 sterline la box più 5 sterline 99 la spedizione internazionale, quindi all'incirca si arriva sui 29-30 euro in base al cambio mensili, però secondo me li vale perché comunque ci saranno mesi un po' meno ricchi, mesi comunque molto molto belli, quindi ad esempio quando abbiamo ricevuto le bacchette sono veramente bellissime e fatte bene, ma come potete vedere anche questa chiave è meravigliosa, cioè è proprio fatta bene. Io adoro le repliche che inseriscono nelle box e anche tutti questi oggetti particolari, cioè ad esempio la federa del cuscino non è che la puoi trovare in giro facilmente e sono cose particolari e uniche che comunque per i fan di Harry Potter, soprattutto qua in Italia, non sono facilissimi da trovare e soprattutto sono molto costosi, quindi è sempre bello avere qualcosa di particolare e unico in una box, anche perché vedo tante box con all'interno cose che o figure o gadget che si possono comprare ovunque. Questi no, questi sono veramente curati bene nei dettagli e secondo me vale la pena di provare. Quindi fatemi sapere se questa box vi piace, se magari anche voi l'avete presa. Qual era il vostro oggetto preferito nella box di gennaio? Sicuramente farò l'unboxing anche del prossimo mese. Non vedo già l'ora di vedere cosa conterrà, perché veramente ogni mese è fantastico ricevere questa box. Io la adoro tantissimo. Bene, spero che questo unboxing vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!